Devo mettere a posto quel ritiro per gli attrezzi. Quindi, carpentiere. Ok, in zona. Raggio 10 metri. Eccoli, al parco. Andiamo al parco. Penso che il dottor Pierangela sia finalmente arrivato al parco. Sì, dal canto degli uccelli sono arrivato al parco. Io sono un dottore e riconosco gli uccelli. E vediamo se qua c'è il nostro carpentiere. Ecco, eccoli. Mi sa che lui è quello che ha messo l'annuncio sul giornale. Andiamo a parlare. Mi scusi, mi scusi. Dica. Volevo sapere, è lei che ha messo l'annuncio sul giornale di carpenteria? Sì, E lei? sono Volevo parlare per quel lavoro che devo fare a casa. io. Non ho Perché. tempo, non ho tempo adesso. Come non ha tempo? No, sto prendendo il materiale. Vede? Là c'è un cecchino, devo fare la barricata. Come Devo fare la barricata. fa la barricata? Stia via anche lei, c'è il cecchino là, c'è il cecchino. Comportamento insolito, è un comportamento insolito. Ma lei per caso gioca a Fortnite? Sì. Ah! Lei è un giocatore di Sì. Fortnite. Ma è l'unico? No, anche lui. Devo intervenire. Bentornati a tutti dal dottor Pierangela. Quest'oggi abbiamo recuperato due elementi in difficoltà da un parco. Perché? Perché cercavo un carpentiere e ho scoperto che c'è una conseguenza all'abuso di Fortnite. Oggi abbiamo in studio con noi AK47 e Kuma46. Kuma46, sei la prima persona con cui ho parlato. Raccontami qual è il primo sintomo che hai provato. Il sintomo, che sintomo? Ma non è un sintomo, è una cosa che mi viene da dentro questa qua. Io quando vedo un oggetto devo analizzare di che materiale è fatto, e se è legno, beh, è mio. Molto interessante, sicuramente potresti incominciare a interessarti a lavorare per una ditta di caminetti a questo punto, oppure avrai un inverno molto caldo. Invece, AK47, te, qual è stato il tuo primo sintomo, la tua prima sensazione, il tuo primo effetto, la tua prima conseguenza? Io da quando ho iniziato a giocare sono diventato un po' malfidente. Infatti penso che sono diventato un pochettino asociale, perché quando vado in giro vedo della gente, non mi fido molto e inizio a sparargli addosso per essere sicuro che non mi facciano fuori per primi. Non si sa mai. Beh, fortunatamente il fucile è finto e va avanti con pepepepepe. Meno male, AK47, meno male. Però i ragazzi hanno anche cambiato la loro vita, sono diventati molto molto più spericolati. Analizzandoli ho scoperto che Kuma46 si è iscritto ad un corso di paracadutismo. Vero che è successa questa cosa? Sì, mi sono anche iscritto ad un corso di paracadutismo, perché è bellissimo il paracadutismo. Solo che l'unica cosa che non mi va è che non ti lasciano atterrare sui tetti. Cioè, sui tetti è vietato. Boh, non lo sapevo. Posso atterrare sul tetto? No, non può atterrare sui tetti, vi ho già detto! Ma dai, ce ne sono tanti! Senta, mandagli un calcio per farlo scendere adesso, eh! No, 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 che super bang sonico, poi mi stordisce quello. E invece AK47 mi ha detto che sta spendendo un sacco di soldi in abbonamenti per l'autobus. Raccontaci perché prendi sempre l'autobus AK47? Io sto spendendo un sacco di soldi in abbonamento dell'autobus, perché per spostarsi è l'unico sistema che c'è, è quello lì. Faccio comunque, poi quando vedo da qualche parte dove voglio scendere, io chiedo all'autista tutte le volte se si può fermare e non si ferma. Mi scusi, signor pulmista,
Per favore, mi potrebbe dire dov'è la fermata per pennacoli pendenti? Grazie. Pennacoli di che? Pennacoli pendenti, non sa dov'è. Ma c'è questo fucile, addio. Beh, sicuramente tutte le compagnie di trasporti saranno molto felici grazie a questo ragazzo, ma sicuramente anche grazie al suo compagno, visto che giocano sempre in coppia. Una cosa molto importante è che dovete farci sapere quali sono i vostri effetti negativi subiti dall'obuso di Fortnite scrivendoci qua sotto o comunque sia comunicandocelo su Direct, su Instagram. Potete trovare il link dei social qua sotto in descrizione. Per oggi Super Quark finisce qua. Vi invitiamo a mettere un like e iscrivervi al canale e condividere questo video con tutte quante le persone che giocano a Fortnite. E sappiamo benissimo che siete tantissimi perché ci avete stracciato le palle e anche noi stiamo giocando tantissimo. Alla prossima.